Con un tempo così avverso, un campo difficile, è stato fondamentale passare in vantaggio? Sì, diciamo che per noi finire il primo tempo in vantaggio è stato molto, molto importante, anche perché poi nel secondo tempo si è riusciti a fare la nostra partita, giocare in ripartenza, si è riusciti subito ad andare sul 2-0 e da lì la partita è stata un po' in discesa, abbiamo controllato e con altre due ripartenze si è riusciti a portarci a dilagare nel punteggio con il 3-4-0. Un bel 4-0 per iniziare il campionato, sicuramente di buon auspicio. Sì, di sicuro è di buon auspicio, anche se abbiamo parecchie cose da migliorare. Comunque rispetto all'anno scorso ci sono stati innesti importanti, oltre alla base buona che c'era l'anno scorso. Dobbiamo un attimo amalgamare la squadra, capire i movimenti dei nuovi innesti. Comunque iniziare così è stato importante anche per il morale, per il proseguo del campionato. Oggi campo impraticabile, un po' di sfortuna, grande prestazione del portiere avversario, potrebbe essere questa la lettura della partita? Ma sì, io direi che è proprio la lettura perfetta, no, della partita. Loro hanno trovato questo gol per caso nel primo tempo, abbiamo cercato di fare noi la partita, credo che anche dalle immagini poi si vedrà che la partita grosso modo è stata fatta da noi, poi secondo tempo per cercare di recuperare il risultato abbiamo concesso un po' di più e il campo, il loro portiere, un po' tutto quanto, risultato poi forse un po' bugiardo. Potevano vincere loro, hanno vinto loro, potevamo vincere noi. Un 4-0 un po' troppo pesante per quanto si è visto in campo. Sì, poi io è ormai 15 anni che gioco a pallone, se ne vedono un po' di tutte, no? Ti ripeto, secondo me la partita l'abbiamo fatta nel bene e nel male noi. Sarà dura anche la prossima perché giochiamo in teoria con la favorita del campionato che è il Pinerolo, però oggi ha pareggiato, quindi non si sa mai.